Dunque, qualche giorno fa abbiamo visto queste foto fatte dai paparazzi. Magari facevano questo di lavoro gli amici di Meghan, che le hanno fatto queste foto. Ovviamente, mi sembra scontato, tant'è che io non ci ricammo su neanche più di tanto, perché ormai quando spuntano delle foto di Meghan così, mi sembra ovvio che siano delle foto fatte apposta. Ma non è soltanto un dubbio, c'è cioè un sospetto mio. Ci sono proprio delle teorie avanzate da parte di persone che si mettono proprio a studiare, pensate che c'è gente che studia la logica di Meghan, che per esempio quando attorno a lei c'è tutto questo spazio vuoto, no? Perché giustamente lei deve essere al centro, anche nelle foto che diciamo noi dovremmo pensare sono state paparazzate, prese di nascosto, foto rubate, ciuccio comunque intorno a lei, quindi lei al centro. Nessuno attorno. Poi vedete che per essere agosto ha fatto, diciamo, l'extra mile per essere notata. Si è messa un cappotto cammello. Può essere che senta veramente freddo, dato che essendo un vampiro avrà il sangue morto e quindi magari anche in pieno agosto lei sentirà freddo. Poi vabbè, lei è in posa, sorride, truccata, a differenza mia, ma soprattutto c'è un particolare giveaway. Questa. Una persona ingenua pensa che la sua ingenuità appartenga pure a tutti gli altri e quindi noi sicuramente avremmo creduto che questa foto è genuina. Quando ti metti così e fai vedere che cosa è il simbolo di un prodotto che lei evidentemente attraverso queste foto robate. Oh mio Dio, mi stanno rubando la foto! Mi sta cadendo la spallina! Questa è la prova del fatto che, come si vociferava, Meghan per riabilitare la sua immagine sarebbe prima o poi diventata un influencer. Perché questo che lei in questa foto fatta veramente. Vi ripeto, io ci vedo ingenuità nel senso che ingenuità nel pensare che noi crediamo che questa sia una foto genuina. Non c'è niente di genuino. Questo è come, per esempio, la fidanzata che si fa trovare in quattro piedi sul letto per darti un messaggio, no? Nel senso, è palese l'intenzione di questa foto. Compra questo prodotto perché questo è un prodotto contro lo stress. E lei lo sta pubblicizzando in questo modo a senso suo occulto. Ma chi ci crede che è occulto? Ti sei messa addosso un cappotto cammello e un foulard in pieno agosto pur di attirare l'attenzione. Sta vendendo un prodotto essenzialmente. Poi, altra informazione interessante di questa giornata è che lei stava uscendo dall'ufficio di un consulente per coppie. Io penso che l'antistress sia dovuto a suo marito che in questo momento è lontano e se la sta spassando, anche se non tanto. Parleremo pure di lui, di quello che sta combinando in Asia. L'unica cosa che mi chiedo è se da questo consulente lei ci stia andando per iniziativa propria, dato che lui non c'è, e i bambini manco a parlarne, non esce mai con questi bambini. Ma questi bambini, se è vero che noi dobbiamo credere che questi bambini esistano, non respirano aria, non escono mai, escono soltanto una volta quando fanno le foto photoshoppate, come funziona non l'ho capito. Se lei va da un consulente di coppia, Harry vuole pure salvare la coppia o non c'è bisogno dell'approvazione di Harry? Ci sono troppi interrogativi attorno a questa donna, però onestamente io preferisco lasciarli così, in sospeso. Se Kate diventa regina, può far giustiziare la sciacquetta? Mischina questa che si sente dare della sciacquetta quando magari in realtà non ha fatto niente. Comunque, per sciacquetta, per chi si fosse sintonizzato da poco, ci si riferisce a Rose Hanbury, della quale si è vociferato avesse una relazione con William. Ma in realtà questa voce di corridoio è stata messa in giro da Meghan, perché Harry le aveva confidato che Kate, quando si frequentava con William, utilizzava il nome della madre, probabilmente per depistare i tabloid o i giornalisti o i paparazzi, o probabilmente, non lo so, per un gioco erotico che conoscono loro. E quando Meghan è venuta a conoscenza di questa cosa, ha iniziato a far serpeggiare la voce di corridoio che William se la intendesse con Rose. Ma Rose, in realtà, quella Rose a cui si riferiva William era Kate. Queste ovviamente sono sempre cose che dovete prendere con le pinze perché sono sempre e comunque voci di corridoio.
Caprarica sostiene che in realtà William è il primo principe del Galles che non ha amanti. Caprarica è molto più informato di me, essendo un giornalista di professione. Tra l'altro vive proprio lì a Londra, quindi mi fido di quello che vede e di quello che ci riporta. Ma continuando il nostro Royal Family Fantasy, se Kate diventasse regina, cosa che succederà un giorno, può far giustiziare la sciacquetta? Sì. Ovviamente, in Inghilterra, nel Regno Unito, non ci sono cittadini, ma sudditi. La parola stessa, suddito, sud, sta sotto. Il re e la regina, che stanno sopra ai sudditi, che stanno sotto, hanno diritto di vita e di morte sui loro sudditi. È una legge che il Regno Unito ha adottato, ispirandosi all'impero cinese, in cui anche l'imperatore aveva diritto di vita e di morte sui propri sudditi. Kate, essendo regina consorte, dovrebbe chiedere il permesso in via formale al re, che sicuramente glielo darebbe dopo aver consultato il Parlamento, che sicuramente dirà di sì. Ora, se vero è che ovviamente Kate non potrebbe far giustiziare nessuno, in realtà lo sapevate? Sempre relativamente a leggi e regole strane, la regina, per una legge che risale a tipo 700 anni fa, possiede, questa è vero, questa non è più fantasy, queste sono regole, è una legge vera, che vecchia di 700 anni, possiede tutti i cigni, tutti i delfini, tutte le balene e tutti gli storioni. Per quanto riguarda i cigni, quelli che ovviamente si trovano all'interno del territorio inglese. Per quanto riguarda i pesci, quelli che si trovano entro una certa distanza dalla costa del Regno Unito. Sono leggi che risalgono al Medioevo, ma che continuano tuttora ad essere valide. Se la regina volesse, cosa che spero che non faccia, ma potrebbe mangiarsi un cigno. Perché lei ha veramente, non sugli esseri umani no, ma diritto di vita e di morte sui cigni, perché li possiede. Tra le altre cose ci sono dei cigni che vengono spediti come regali ad altri paesi, ed il pesce che viene pescato, che appartiene a queste specie che ho appena detto, viene considerato fish royal. E con questa dicitura, se il monarca volesse confiscare del pesce che viene pescato, avrebbe tutto il diritto di farlo. Il mondo non è tanto strano quanto lo dipingo io nelle mie fantasie, ma per quello che vedo io, continua a mantenere un alone di stranezza. Qui abbiamo la conferma di tutti i rumors secondo cui Harry e suo marito non hanno lasciato la famiglia reale, ma sono stati accompagnati alla porta con grande garbo e grande grazia dalla famiglia, e nello specifico dalla regina. La regina convoca Meghan ad una riunione face to face, e già quando succede una cosa del genere ti devi spaventare, perché a quanto pare questo meeting richiesto dalla regina era dovuto a chiarire le voci di corridoio secondo cui loro due avevano i cavi e le cimici per registrare. Meghan, e questa è la parte più comica, Meghan rifiuta di andare al meeting con la regina. Facciamo un minuto di silenzio. Non c'è pace nella testa di Meghan Markle, oltre che non c'è pace in casa Markle, per poter pensare che tu puoi rifiutare un meeting richiesto dalla regina. Ma non gli avevano spiegato che era entrata dentro un matriarcato? La regina ti chiede il meeting, ma è il capo di tutta la famiglia. In realtà quello che ti sta chiedendo è un ordine, non hai la possibilità di rifiutare. Infatti, che cosa è successo? Meghan rifiuta questo meeting dicendo che aveva già un altro impegno al teatro, quindi va al teatro, e che cosa trova? Trova che il suo impegno a teatro è stato cancellato da Sua Maestà la Regina Elisabetta. Don't fuck with the Queen. Seriamente, lei pensava di potersi sottrarre a questo incontro e di poter andare contro la volontà della regina? Tanta ignoranza. Non si ha a che fare così con un monarca, con un capo di stato, con un capo famiglia, con la nonna del tuo fidanzato. Quindi che cosa succede? Due membri dello staff di Buckingham Palace, con i contro così, la accompagnano all'uscita, le dicono che hanno già due borse
borse pronte per lei che la stanno per portare all'aeroporto per tornare in Canada. Le viene pure intimato di levarsi l'anello di fidanzamento e restituirlo perché di proprietà della corona. Quindi non pensate che la corona abbia perso i gioielli di Diana o che lei sia in possesso di qualsiasi tipo di gioiello, perché su queste cose evidentemente ci stanno molto ma molto attenti. Viene portata all'aeroporto dove l'aereo aspettava lei, quindi evidentemente un jet privato, perché si volevano assicurare che questa qua se ne andasse. Una sale sull'aereo, trova Sophie ed Edward, non piacevolmente sorpresi, e tutto questo avviene ore prima che lei e suo marito annunciassero di abbandonare la famiglia reale per trasferirsi in America. Quindi, se questa versione è la verità, è anche una prova del fatto che in realtà loro non hanno abbandonato la famiglia reale, ma la famiglia reale si era stancata di loro. Era una parte di storia che mancava, che ci teneva ancora in sospeso fra ma sarà, cosa sarà successo realmente. Io personalmente penso che sia molto probabile che le cose siano andate in realtà in questo modo.